Buongiornissimo. Sempre buongiornissimo. Buongiornissimo, buonaserissima, ciaone. Dai youtuber preferiti. Dai vostri youtuber preferiti. Yeah, un'altra nuova puntata epica, sì. Epica dell'epica idiozia dell'epica settimana epica. Certo. Allora, sacro e profano il tema, sì. Usato 100.000 altre volte, non avevamo idee migliori. Non rompeteci il cazzo, visto che neanche ci mandate le segnalazioni. Esatto. E quindi vi beccate questo. Questo passa al convento. Però mi pare che, a parte il tema riciclato, abusato. C'è qualità, però c'è grande qualità. Allora partiamo con è periodo di supereroi, sì. Film Avengers, questo, quell'altro, hanno un po' rotto i coglioni, no? Diciamo, hanno molto rotto i coglioni, sì, ma sì. Quello io non so come fate ancora andare al cinema a vederli, esatto. Però fatti i vostri. Però se andate al cinema a vederli, poi tornate a casa, volete anche l'action figure. Esatto, no. Esatto, ma anche quelle sono banali. C'è un artista brasiliano, se non sbaglio, sì. Che si è inventato l'action figure del vero e unico supereroe. L'unico, quello che non stufa mai, sì. Quello che voi alla fine sentite dentro di voi, esatto, ogni giorno, esatto. E che onorate la domenica. Non siamo noi due, non siamo noi due. Non è l'action figure di Andrea e Fabio, ma è l'action figure di Gesù Cristo. Ma non del Gesù Cristo normale, no. Dite che nel suo fare quotidiano, che no. Abbiamo conosciuto tramite i testi sacri. È super Gesù Cristo, è tipo Super Mario Bros, sì. È super Gesù Cristo. Allora, questa action figure, uh-huh. È realizzata in serie limitatissima, è una, certo. Roba custom, quindi sì. È fatta a mano, eccetera, uh-huh. Eccetera. Allora, c'è questo Gesù Cristo grossissimo, iperpalestrato e grossissimo, con la tunica e basta, e la corona di spine. Sì, e ovviamente non si ferma, è molto molto forte, molto robusto, sì. Ma non si ferma lì, anche dei superpoteri. Esatto, perché è ricco di gadget, questo action figure. Allora, una spada infuocata. Sì, già, e lì dici, vabbè. Esatto. Sì. La corona di spine è anche un boomerang. La croce... Già c'è della ricerca. La croce che diventa fucile, sì. Qua leggo anche... Anche una citazione a Terminator 3, se non sbaglio. No, forse era una bara quella, vabbè. Due teste intercambiabili, sì. Non ricordo Gesù con delle teste intercambiabili, ma va bene. Una incazzata e una più incazzata. Dei pesci killer simili a dei piranha, che lui lancia e moltiplica miracolosamente. Sì, sì. Allora, costa, attenzione, questa action figure, voi che volete già mettere subito l'ordine. Sì. Circa 116 euro, ben spesi, non è neanche tantissimo, no, considerando no. La qualità è fatta benissimo, molto, e potrete finalmente fare invidia ai vostri amici, esatto. Ma invece quello che un'altra cosa con cui potete fare invidia ai vostri amici, specialmente se insomma siete particolarmente fortunati, sì. molto fortunati, è un quadro, perché... Allora, un po' tutti a casa, cosa fai? Hai una parete bianca, certo. Cosa fai? Metti, ho delle belle mensole, delle cose, o anche un quadro. Però anche lì il tema banale, magari vai all'IKEA, tutti ce l'hanno uguale. C'è il canvas l'IKEA. Con Klimt, sì, quello con la città, con New York. Oppure se sei molto ricco, puoi andare a comprare un'opera d'arte. Però lì già si. Molto ricco come Pierpaolo Greco. Esatto, già lì è un altro livello, sicuramente non è gente che guarda l'idiozia. Esattamente, la gente che guarda l'idiozia vuole ben altro. Appeso sulle pareti di casa propria. E fa ben altro perché la gente che guarda l'idiozia solitamente, normalmente, quasi tutti, manda in giro le foto del cazzo. Del proprio pisello, esatto. Sì. Per ovviare a questo problema sociale, perché è un problema sociale gravissimo, esatto. Quello di esatto. Gente che manda. Bravo. Non richiesta la foto, sì. Del proprio pistolino. È un tema serissimo, in epoca di hashtag MeToo. Bravo. Allora, questa compagnia svedese arriva con un'idea geniale, perché sì. Dice, caro ragazzo giovane, uomo, che desideri inviare il tuo pistolino in giro, che ami molto il tuo pistolino, sì. Vuoi che mostrarlo a tutte, sì. O a tutti, mm. Non lo fare più, sì. Non... rompere le scatole al prossimo. Mandalo a noi, sì. No, con le misure tue. Benissimo, tutto preciso, fotografato bene come vuoi, o esatto. Su o giù, insomma. Noi ti facciamo quest'opera d'arte in diversi stili, può essere cubista, sì. Può essere realistico, sì, può sì, essere, sì. Che ne so, minimalista. Minimalista, sì. Può essere puntinato, colorato tipo Monet. Sì. Sì, ci sono una varietà di stili. Te lo mandiamo, bello, in carta precisa. Carta di qualità. Di qualità, stampa superiore. Di... Sì. Stampato bene nella sua cornice, con sottoscritto: questo è la scala in scala 1-1, sì. Quindi scala reale. Questo è il pisello di Pierpaolo. Pisello di Pierpaolo, il pisello di Tommaso Pugliese. Sì. E,
e niente, voi lo mettete lì sulle pareti di casa vostra e diventerà un grande protagonista del Novecento e quindi improvvisamente l'impulso di avere la, di mandare il vostro pistolino dappertutto sparirà come per magia e i vostri ospiti a casa saranno felicissimi, molto felici, assolutamente. Ma arriviamo, attenzione, al momento del genio. Esatto, questo è veramente un genio assoluto. Qua arriviamo, secondo me tra le top assolute dell'idiozia. L'ho già segnata tra le top per l'anno. La classifica dell'anno. Allora ci spostiamo in India. Sì. In India c'è questo, attenzione, ingegnere, qualunque. L'ingegnere Rameshchandra Fefar, signor Rameshchandra, ingegnere, stimatissimo. Sì. Lavora alla Sardar Sarovar Purnavasta Agency. Sì, famosissima. Per moltissimi anni, preciso, al lavoro, puntuale, bravo, sì. Eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, diciamo, gli è arrivata una letterina dalla direzione dell'azienda e fa: dottor professore Rameshchandra. Carissimo, allora, qua... negli ultimi 8 mesi... Guardando l'organigramma aziendale... L'elenco presenze. L'elenco delle presenze. Qua risulta, professore, dottore, che lei negli ultimi 8 mesi è venuto a lavorare 16 volte. Un po' pochino, se il dottore, ingegnere, professore. Come ci spiega questa cosa? Voi penserete, solito caso di assenteismo dal lavoro, sarà inventato la malattia, il familiare con i problemi, l'impegno... L'handicap inventato, la nonna, il gatto morto. No, il signor Rameshchandra non si è limitato ad attingere a questo, troppo facile, a questo troppo pool facile di scuse banali. Lui ha detto che non è più andato a lavorare per un semplice motivo. Così, serenamente. Serenamente, perché lui è la reincarnazione del dio Vishnu. Lui è la decima reincarnazione del dio Vishnu. Lui dice così tranquillamente: guardate, io non è che posso andare in ufficio essendo una divinità, devo starmene a casa a fare i miei lavori da divinità. La divinità Vishnu, quella blu con le quattro braccia, esatto. Sì. Ma attenzione, perché c'è una backstory incredibile. Come ha scoperto di essere Vishnu? Allora lui nel 99, quindi molti anni addietro, era lì a fare colazione per i cazzi suoi, tranquillo. La mattina leggeva il giornale, a un certo punto sente un fremito interiore, non capisce bene cos'è. Sente la sua anima che si stacca. Esatto, sente la sua anima che si stacca, va in giro, vola, eccetera, eccetera. Non capisce bene cosa gli sia successo. Poteva essere la peperonata. Poteva essere un peto molto forte, non lo so. Fatto sta che la moglie gli ha chiarito tutto perché è andata a leggere l'oroscopo di quel giorno lì. Sì, di Paolo Fox. Esatto, e il Paolo Fox indiano c'era scritto che lui sarebbe diventato un leader degli uomini e sarebbe diventato supremamente intelligente. Benissimo. E lui ha detto: ma questo allora può essere. Allora, se io mi sono staccato dal mio corpo, e l'oroscopo dice così, forse. Forse c'è una connessione tra le due cose. Poi nel 2010, mentre era al lavoro, ha sentito improvvisamente, anche lì poteva essere tranquillamente la peperonata, ha sentito improvvisamente un altro fremito, ha sentito lì distintamente il potere di Vishnu che gli correva nelle vene. Lì ha capito perché la sua anima è diventata un tutt'uno con l'anima del mondo. Ah certo, senza dubbio. Poi nel 2014 finalmente ha preso ha deciso di dirlo anche ai familiari. Esatto. Sì. Ha deciso di dirlo a tutti i familiari, tutti quanti, ovviamente i familiari. Ha preso per culo. Lui se n'è fregato, ha smesso di lavorare e ha giustificato anche questa cosa dicendo che è la volontà divina. Quindi nessuno dovrà rompere i coglioni. Esatto. E poi che è merito suo se l'India in questi anni è diventata è uscita dal pantano economico-sociale, sta diventando una superpotenza emergente, tutto merito suo. Ha detto anche che a quelli che ancora oggi lo prendono per il culo, che nei prossimi giorni darà ulteriori manifestazioni della sua divinità. Aspettiamole. Se anche voi vi è capitato di mangiare la peperonata il giorno dopo sentirvi divinità, scriveteci, fateci sapere se avete avuto dei sintomi simili a quelli di Rameshchandra. In caso mai mangiamo la stessa cosa. Detto questo, ciaone. Saluti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.